parliamo oggi è uno che è questo, che ho visto che gli medita, il ritmo del silenzio. In realtà io ho un po' di difficoltà a parlare di lì, perché ogni volta che si parla, che si racconta qualcosa, si toglie qualcosa al lettore, che è una delle paure più grandi che ho ogni volta che affronto un pubblico. La cosa più bella della scrittura in assoluto, secondo me, è la condivisione, cioè riuscire a condividere con gli altri i propri pensieri. Ma una cosa ho imparato assolutamente, che i personaggi di qualsiasi romanzo, qualsiasi libro, non importa lo scrittore, però perdono la proprietà, cioè lo scrittore perde la proprietà quando mette il punto finale. Quando diventa un libro e va in mano a un lettore, i personaggi del romanzo sono personaggi del lettore, che quindi potrà immaginarsi con facce diverse, con modi diversi, con atteggiamenti diversi al punto dello scrittore stesso. Il primo romanzo, quando è stato pubblicato, io ho avuto moltissime mail, lettere da parte di lettori che mi mandavano le loro visioni del mondo rispetto a quello che leggevano, e la cosa che più mi attraeva era la diversità. Cioè c'erano personaggi, che c'erano lettori che mi ringraziavano per cose che io nemmeno pensavo di aver scritto, e questa è una cosa che mi ha sempre dato una grandissima emozione. Cioè io pensavo di scrivere una cosa,